Sono Elena Brobonia, abito a Firenze, Italia, e vorrei presentarvi oggi qualche parola su Medusa, Cylon South, suono silenzioso, arma a microonde, in campagna del rumore e poi due video. Gangstalking è un'organizzazione criminale internazionale, una forma nascosta e segreta di sorveglianza e molestie, soprattutto elettroniche, utilizzata contro un individuo per causare la sua morte fisica o mentale. Gli stalker sono membri delle società criminali segrete e sono collegati fra loro tramite la rete network. Gangstalking è un metodo usato dai servizi nazionali segreti per eliminare persone. Anche un paradigma, una sorta di giustizia parallela, dice Mark Rich, autore di The Hidden Evil. Consiglio a tutti di leggerlo. Una delle più importanti tattiche di gangstalking è la tortura tramite il rumore. La campagna del rumore si attua attraverso una catena continua e infinita di rumori diversi, amplificati, ben orchestrati per stressare ed esaurire psicologicamente vittima in casa o fuori, ovunque sia. Campagna del rumore è accompagnata o si alterna con tortura elettronica tramite raggi caldi, raggi X, ultraviolette, impulsi, microonde. Silenziosi, brucianti, invisibili e incredibilmente dolorosi. Gli stalkers usano altoparlanti e amplificatori messi vicino alla finestra più vicina alla vittima, microfoni installati in casa da loro stessi. Loro usano anche un'arma a microonde, Medusa, Mob Excess Deterrent Using Silent Audio, un'arma non letale capace di trasmettere suoni o voce direttamente nel cranio. Allora, suono silenzioso, Silent Sound. Medusa è usata per il controllo della folla tramite trasmissione di rumore, applicazioni militari e operazioni altri che militari, che solitamente indicano molestia ad individui. Ecco pistola a microonde, Medusa. David Hamling dice nel 2008 che Medusa è basata sull'effetto auditivo delle microonde, microwave hearing, cioè i brevi impulsi di microonde. Scalda rapidamente il tessuto e la testa umana percepisce una forte sensazione sonora che può essere detectata dalle orecchie. L'effetto microonde fornisce sensazioni di ronzio, ticchettio, fischio, si sentono colpi e bussare. Questa tecnologia è la più crudele forma usata per distrarre un individuo. Una serie di impulsi possono produrre suoni riconoscibili. Questi suoni indotti non sono udibili alle persone vicine. È possibile aumentare la sensazione uditiva a livello di disagio. Gli effetti secondari sono mal di testa, vertigini, formicolio, danni neurologici e anche inabilitazione di una persona. Questo è il grande segreto. Io sento una forte sensazione sonora. Il suono è più alto dell'originale. Ecco la ragione per cui io sento i rumori assordanti al quarto livello, ad un'intensità più alta che il rumore originale, come ho verificato tante volte. Semplicemente scendevo e giù il rumore si sentiva un'intensità diminuita, normale. Ora mi spiego perché. A volte la domenica, essendo ancora a letto, sentiva appena una debole campana. Non ero ancora sotto la Medusa. Campagna del rumore è un soggetto vasto. Fra suoni e rumori più frequenti ci sono canto di uccelli, cinguettio, stridio di cicale e grilli, gridare, strillare, urlare, ronzio di insetta, gorgheggio, trillo. Mormorio. Vorrei presentarvi il primo video, Campagna del rumore. 1. Uccelli.
Sono Elena Brobone, abito a Firenze, Italia. Il primo video l'ho ripreso nella mia terrazza nel giorno di 1º giugno 2012 alle ore 4:01 di mattina. Sono stata esposta a un'intensiva radiazione a microonde, molestie elettroniche continue, tra cui deprivazione, interruzione del sonno. Sono stata svegliata da un picco di emissione termica. Ho aperto la finestra per rinfrescarmi, ma sono stata molestata dal canto degli uccelli. Il secondo video è stato ripreso nella casa.